Quindi il tema è lavorare magari su alcuni aspetti che possono rappresentare modi per lavorare ancora appunto su ulteriori riflessioni che ci portano a ragionare su anche come arrivare a quei clienti, perché capisco la stima del mercato, ma c'è poi un problema di canali, cioè quindi di analisi di quelli che possono essere le modalità con cui si lavora sostanzialmente sulla promozione e sulla comunicazione di questo tipo di... Perché una volta che uno stima il mercato deve dire come ci arrivo, no? E quel come ci arrivo rappresenta poi l'elemento centrale, cioè quali sono i canali più efficaci per arrivare a quel segmento di cliente, perché altrimenti... E qui probabilmente andare verso l'idea di un marketing plan molto dettagliato aiuta a capire gli strumenti che possono essere a disposizione per la comunicazione, e dall'altro lato lavorare anche in una chiave più orientata sull'aspetto del come arrivare ai clienti. Dall'altro lato è utile anche mettere a fuoco un tema che non è semplicemente il canale, ma la customer experience, cioè la modalità con cui io riesco a costruire qualche cosa che fondamentalmente è la relazione con i miei clienti, almeno quelli potenziali, in un processo appunto che si diceva prima, li porta da una prima acquisizione, che è un obiettivo che uno si deve porre chiaramente in questa fase, perché l'obiettivo è come riuscire a attrarre nuovi clienti, a arrivare ad un livello di comprensione del come la loro customer experience porti ad una fidelizzazione, perché se poi alla fine io spendo tutto nell'ottica di un qualcosa che poi non mi genera comunque fidelizzazione, in realtà alla fine i miei soldi di marketing li sto spendendo in una sola volta, mentre normalmente quelli sono orientati più ad un'acquisizione di un cliente che tende a essere ricorrente, quindi fondamentalmente che ha capacità di ritornare. È chiaro che questo dipende dai business, ci sono dei business dove questa fidelizzazione è chiara e altri dove probabilmente diventa per certi versi in qualche modo più complessa. Dall'altro lato poi una delle cose che si chiede sempre di più oggi è come riuscire a trasformare questi clienti in promotori essi stessi, quindi lavorare su un livello di engagement tale per cui il cliente non solo è un cliente che rimane, ma è un cliente che in qualche modo si fa parte attiva. Non so se voi avete presente il concetto di Net Promoter Score. No. Il Net Promoter Score è quando in qualsiasi questionario vi fanno una domanda, suggeriresti questo prodotto a un tuo amico? Ecco, lì sotto c'è un modello che si chiama Net Promoter Score, che dice un po' all'americana, che ci sono quelli che dicono 10 e 9 e quindi fondamentalmente sono i promoter, cioè sono talmente contenti loro che quasi vanno a raccontare in giro. Poi ci sono quelli che invece sono i detractor, cioè sono quelli che sono tra 0 e 5, quindi fondamentalmente quelli che dicono tutto sommato, cioè il prodotto non suggerirei a nessuno, e poi ci sono quelli in mezzo che non valgono niente. Perché noi da italiani siamo quelli che sono sempre in mezzo, eh? Cioè il problema di fondo, gli americani invece tutto no, drammatic, terrific, cioè tutto così, quindi tutto molto spostato verso il 9 e il 10, però il concetto è un po' questo. Ci sono dei clienti che in qualche modo devono essere cioè, anche stimolati a sviluppare un livello di engagement tale per cui loro stessi si fanno promotori del prodotto verso altri, proprio perché diventa anche, e questo non è semplicemente perché è un prodotto, ma perché deve avere quell'alone intorno, cioè quando un po' con trasporto, no? Abbiamo parlato della Moleskine, diciamo sostanzialmente questa cosa qua, cioè diciamo che non è il prodotto in sé, ma il fatto che magari chi ce l'ha in qualche modo ne trasmette, ne dice, ne fa, ne stimola. E questo porta ad essere un fenomeno di successo. Senza dare vantaggi economici al cliente stesso, senza... Non è detto che uno debba... ci possono essere vantaggi economici, però non è detto che sia una cosa legata necessariamente ai vantaggi economici. Ci sono determinati ambiti di settore, di mercato,
in cui non ha senso fare l'idea della promozione in cui il cliente va a dare. È chiaro che se stiamo parlando di Sky e devo spiegare perché dire al mio amico ti do Sky, può darsi che il concetto del ho il vantaggio economico mi aiuti a. Su certi prodotti non, quel tipo di promozione rischia di far perdere un po' il livello di fiducia, no? Perché uno degli aspetti importanti in realtà è proprio la fiducia che nasce da questa idea di fidelizzazione, si trasforma nell'ottica di una capacità di portare avanti appunto un meccanismo di sviluppo ulteriore di costante promozione. Peraltro, solo per essere un po' più così in relazione ad alcuni prodotti, va detto anche il fatto che in certi prodotti, ma soprattutto quando è molto difficile per il cliente riuscire a dare un valore ad un certo tipo di prodotto, perché fa fatica a etichettarlo rispetto a tante altre cose, diventa ancora più importante la parte intangibile, cioè la parte di percepito, cioè la parte che c'è dietro, e in questo senso appunto riuscire a ad avere comunque modalità di engagement dei clienti e di costruzione di una buona customer experience è l'elemento probabilmente più sfidante che tutte le aziende, diciamo, hanno. Se noi andiamo a guardare quei marchi che abbiamo visto prima, è chiaro che sono aziende enormi e conosciute, ma anche quando sono partite da un discorso molto basato su una capacità di trasporto dei principali clienti attraverso un meccanismo molto, molto attivo, ecco, di costruzione effettivamente di un'esperienza. Cioè, se io penso anche a IKEA, IKEA non è un produttore di mobili, è un venditore di esperienze alla fine, che magari è una cosa un po' eccessiva, però in qualche modo, per esempio, se faccio tre robe in truciolato, le metto lì, sono piegate, sono fatte, però in realtà ci sono intere famiglie che io lo vedo perché passo con fatica nella statale 100, sono intere famiglie che affollano l'IKEA anche solo per farsi un giro, e quindi il business dell'IKEA a volte non è detto che sia neanche quello di vendere mobili, ma di creare intrattenimento. Però il tema è un po' questo, cioè quanto poi le persone finiscono per essere promotrici, no, di qualche cosa che fondamentalmente alla fine è un trucciolato che sì, resiste quanto resiste, ma niente di che. C'è una domanda? Sì, cioè, può essere anche un micro. Sì, può essere anche un fattore importante per, come dire, pubblicizzare il proprio prodotto o servizio, non solo attraverso la fidelizzazione del cliente, quindi l'engagement, ma anche tra virgolette, puntare alla pubblicità tramite il cliente senza, come dire, che neanche questo lo sappia. Per esempio, la Coca-Cola quando fa tuttora le lattine con il nome o le parole, e quindi si punta, cioè molto le persone facevano la foto con il proprio nome e una parola, e quindi le pubblicizzavano, e lì a quel punto non è consigliare il prodotto ma semplicemente pubblicizzarlo, quindi cioè, è una pubblicità enorme quella che si fa. Come pensare? Chiaramente stiamo parlando di prodotti di largo consumo, sì, perché quando il prodotto va verso un discorso più legato alle imprese, tutto questo fascino che in qualche modo si può creare da elementi di tipo, diciamo, tende ad essere un po' diverso e deve essere un altro tipo di esperienza che viene portata. Quindi se parliamo di prodotti di largo consumo, ci sono diverse modalità per creare appunto anche un desiderio di far parte di una comunità, di riuscire. E oggi se andiamo a guardare i business di successo, sono tutti legati a, chiamiamoli così, a dei love mark, cioè delle cose in cui comunque mi fa piacere farne parte, cioè ne ho tanto desiderio e a quel punto riesco anche a costruire appunto una parte della mia esperienza all'interno di un prodotto. Pensiamo, non so, Red Bull, a quello che ha fatto per una roba che si capisce neanche che cosa c'è dentro, ecco, cioè non si sa se zenzero, non so cosa c'ha dentro, detergenti, sarà una roba, però
il concetto del ti mette le ali, il fatto di qua, cioè, ha portato ad avere un successo pazzesco alternativo rispetto alla vodka, a tutte quelle cose che in realtà erano invece, tra virgolette, energizzanti in modo diverso su un concetto di tipo sociale serale. Però, determinati aspetti dipende anche da come riesco a farli. Nell'ambito appunto dei prodotti di largo consumo, l'engagement è legato anche ad una partecipazione attiva e coinvolgente a momenti di esperienza, ma anche a momenti che possono essere legati al far parte di un certo tipo di mondo, che è magari il farsi il selfie con scritto il nome della cosa o sviluppare. Sempre di più le aziende lavorano su questo, cioè se noi dobbiamo prendere la Mini e la 500, la Mini lavora molto su questa idea di community, magari anche un po' forse eccessiva, no? A Milano direbbero da sboroni, no? Cioè di persone, però costruisce molto questo tipo di capacità di lavorare su questa idea in cui c'è community, quello, i selfie, le cose. La Fiat 500 questa cosa non ci riesce ed è una macchina probabilmente migliore, non tanto in termini di stabilità, ma di meccanica e tante altre cose, è comunque una macchina fatta anche meglio, no? Eppure fa fatica a sviluppare quel meccanismo, che è un meccanismo che però fa sì che la Mini costi il 30% in più. Non so se sì, quello è... E creare quel livello di engagement, ecco, di far parte, e oggi far parte è un elemento anche. Dicevo, la cosa è l'engagement inteso come engagement legato invece ai prodotti che sono più orientati ad altre imprese, non è quasi mai emozionale. Cioè, non è che se io faccio la pubblicità insieme ad un altro, è molto più basata sui contenuti, sulla parte del prodotto e sul valore realizzato da quel prodotto in termini effettivi di benefici a costi, quindi di capacità di ottenere. E quindi per certi versi quell'idea, se vogliamo, un po' più legata ad un aspetto del mi innamoro del prodotto, lo pago 16 perché è un acquisto di impulso, non c'è quasi mai. E quindi il livello di engagement è diverso. Cioè, faccio un esempio, diciamo, un'azienda, sto seguendo un'azienda che fa estratti di malto. L'estratto di malto serve nella panificazione, serve poi per fondamentalmente attivare un processo comunque diastasico fatto di enzimi che in qualche modo fa sì che se io lo metto nel pane questa cosa diventa più croccante, e quindi la crispness dentro, magari non so, se lo faccio per i cracker diventa più friabile, oppure serve per dare elasticità e quindi non so, nell'ambito dei grissini, no? Da contenuto di elasticità e quindi fa sì che la massa non diventi una cosa che ritorna lì ma rimane bella stirata, e faccio il grissino, serve a dare morbidezza, per cui della focaccia ligure viene imbottita di questo estratto di malto liquido perché in qualche modo diventi giustamente soffice, serve a dar colore, siccome una cosa che tutte le aziende alimentari non vogliono è quello di scrivere accanto il discorso di colorante EC, se io metto estratto di malto il pane mi diventa nero, anche se in realtà la farina non è proprio, non la farebbe diventare esattamente così. Però secondo me piace molto, no, il concetto del pane brunito che sembra un po' più bello e quant'altro, alcuni lo utilizzano. Allora, se io mi rivolgo ad una clientela imprese, alla fine non è che è l'emozione di avere il prodotto di Diamalteria Italiana o il Super S o quell'altro, che, cioè non è il brand, è il contenuto del prodotto e il contenuto del servizio che genera engagement. Allora un'azienda come questa che sto seguendo, un'azienda che va da Barilla gli dice e lavora sulla parte di innovazione con la ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti per farsi inserire nell'ambito comunque degli elementi che vengono messi, non so, nelle fette al malto d'orzo, no? Quelle che sono le fette biscottate che sembrano un colore da una parte e un colore dall'altra, però non è che un colore, cioè il sapore è sempre lo stesso, solo che uno utilizza
un malto d'orzo che è più scuro e l'altro più chiaro, poi fondamentalmente fa. Quell'idea nasce da questa azienda qua che è andata a proporla, poi alla fine è piaciuta a Barilla e in realtà lavora con Barilla, lo hacker, e lavora con i più grandi top brand nell'ambito del fine food a livello mondiale. Un'azienda piccola dove però l'engagement del cliente, perché il contenuto di prodotto è una cosa, il contenuto di servizio che io ti sto portando attraverso un'innovazione che per te, Barilla, è comunque interessante, nasce anche dal fatto che io domino un prodotto che si chiama estratto di malto, lo faccio da 100 anni e allora riesco anche a essere molto più abile nel darti le soluzioni applicative, cosa che tu invece che magari non ce le hai sviluppate pienamente, allora ti supporto e creo engagement. Questo porta sostanzialmente ad avere un continuo giro e sviluppo. Quindi non è tanto il brand e le modalità quanto i contenuti del prodotto e del servizio in termini di elementi di valore. Quindi va un po' distinto, cioè le due cose non sono così facilmente sovrapponibili, B2B e B2C, però giustamente come dicevi. Quindi non so, torniamo, ma solo per come esempio, al concetto della customer acquisition. Allora, cosa fa la nostra copisteria? La nostra copisteria fa il volantinaggio, fa l'happy hour, fa il discorso dello sviluppo e visite costanti alle aziende, perché i suoi due clienti target sono quelli e quindi in qualche modo sviluppa delle attività di acquisizione. Poi in qualche modo porta avanti, una volta che c'ha un certo cliente, anche ad un supporto costante di tipo digitale per far sì che ci sia, no, un contenuto di servizio, dopodiché c'ha anche la sua carta fedeltà e porta anche il porto a un amico. Però siamo in un contesto dove fondamentalmente questa cosa è una cosa pienamente fattibile. In un contesto, non so, un po' più, chiamiamolo così, legato a certi business dove forse il porto un amico non è così facile, magari uno utilizza degli altri strumenti. I canali evidentemente possono essere di vario tipo, io posso lavorare via web, posso lavorare con la mia serranda, posso lavorare appunto attraverso lo sviluppo del telefono, cioè non è detto che io debba avere per forza una caratterizzazione locale. Value proposition, ne abbiamo parlato, però è utile metterla a fuoco, cioè perché abbiamo detto una cosa importante è proprio quella di sviluppare appunto una proposta di valore che sia una proposta di valore importante per quelle categorie dei clienti. Allora, per far questo io devo sostanzialmente da un lato tener conto di ciò che i clienti hanno come principali attività che svolgono con questo tipo di prodotto e quindi iniziare ad avere una maggiore caratterizzazione rispetto a che cosa rende distintivo questo prodotto rispetto a tutti gli altri prodotti esistenti. Quindi, perché questo prodotto è in qualche modo quello che io realizzo, ha degli elementi, no, che fondamentalmente gli altri non hanno. Cirque du Soleil ce n'è alcuni, il discorso, diciamo, prima, no, rispetto al Formula 1 ce n'è degli altri, il discorso di Cars ce n'è degli altri ancora, cioè che cosa lo rende distintivo, che cosa lo sposta verso determinati aspetti. E dall'altro lato devo un po' tener conto delle esigenze del cliente. E alla fine parlare di value proposition significa sostanzialmente toccare quello che può rappresentare a tutti gli effetti una messa a fuoco o di benefici o di costi del cliente. Allora io dovrei avere in testa che cosa vuol dire per il mio cliente utilizzare questo prodotto e quali sono i benefici effettivi che riesce a portarsi rispetto a prodotti che non hanno determinate caratteristiche. Estratto di malto, colore naturale è un beneficio, quindi rispetto a qualsiasi altro colorante chimico, utilizzare l'estratto di malto che è fondamentale nella panificazione mi dà la possibilità di avere il pane, la focaccia, quello che è bello brunito, senza avere la necessità di scrivere sotto, no, che il prodotto è un prodotto di tipo chimico, e quindi questo è
in qualche modo un beneficio che è collegato a questo tipo di prodotto. Dall'altro lato ci possono essere anche delle situazioni in cui al di là di lavorare sui benefici del prodotto, lavoro sui costi, cioè i costi che quel prodotto ha per il cliente. Non fanno gran luce, questi sono neon, però le lampade a risparmio energetico sono sostanzialmente delle lampade che non è che fanno più luce, cioè non generano più beneficio, però generano risparmio energetico, quindi hanno come obiettivo quello di ridurre i costi del cliente e attraverso la riduzione dei costi del cliente ottenere un maggior valore. Allora, parlare di value proposition significa in qualche modo lavorare sul valore che il mio prodotto genera per i clienti, che deve essere con dei contenuti in qualche modo innovativi e che hanno delle caratteristiche tali da ottenere comunque un relativo vantaggio. Nella misura in cui io faccio esattamente quello che fanno tutti gli altri, diciamo, farò fatica, no, a evidenziare questi elementi, farò fatica a trovare dei canali che seguono, farò fatica a costruire, e quindi tutto è, nella misura in cui, diciamo, quello che realizzo è un sistema di valore un po' più innovativo, allora questo ha degli elementi di maggiore distintività e di sviluppo complessivo. E quindi fondamentalmente da questo punto di vista la scelta di posizionamento è una scelta importante nell'ottica di quello che può rappresentare il contesto complessivo. È uno dei motivi per cui mi ha detto dobbiamo avere bene in testa questo aspetto. Parlare di valore è anche poi collegato alle fonti di ricavo. E quindi nella misura in cui uno dice questo tipo di prodotto realizza determinati benefici, allora se io sono in grado di stimare questi benefici, ad esempio nei confronti del mio cliente, posso anche arrivare ad una maggiore formulazione del prezzo in relazione ai benefici che genera per il cliente. È chiaro che mentre è molto difficile stimare questi benefici quando siamo su prodotti di largo consumo, perché poi alla fine non è che diventa più facile stimare questi benefici quando io vado a fare dei prodotti che invece si inseriscono in processi produttivi specifici, per cui quando il mio cliente è un cliente impresa che fondamentalmente valuterà quel prodotto, capirà quali possono essere le modalità con cui ottenere ulteriore vantaggio. Tornando al nostro esempio, evidentemente uno può dire mettere insieme il fatto di avere la copisteria e avere dei servizi grafici in realtà già un qualche cosa che normalmente viene utilizzato in modo distinto su due tipologie diverse, e quindi il fatto di avere, saper gestire alcuni servizi ad alto valore aggiunto ma anche la realizzazione di questi prodotti grafici fondamentalmente può portare a dire che non faccio solamente i classici servizi di base, ma realizzo, che ne so, anche progetti grafici, qualche cosa di questo tipo, e perché no, vado anche su ulteriori aspetti, che è un elemento legato alla value proposition. Su questo tema dei progetti grafici, conoscete 99 Design? No. Vediamo un po' se... Nintendo Design è una cosa interessante, e secondo me è anche interessante per capire un po' il potenziale di innovazione che c'è a volte in determinati aspetti. Nintendo Design è una specie di contest che mette insieme due community. Una, quella dei designer, degli architetti, due, quella di aziende, utenti che vogliono un progetto grafico. Allora, come funziona? Funziona sostanzialmente nell'ottica di dire che, questo chiaramente parte negli Stati Uniti, come, però funziona sostanzialmente nell'ottica che io scrivo una cosa che può essere il mio brief creativo, voglio un logo per, no? E ti caratterizzo 3-4 cose che rappresentano appunto una delle cose più difficili per un'azienda piccola, per una
quindi non tanto per le grandi, e avere un ufficio creativo a disposizione. Allora, che cosa accade? Questi hanno lavorato su un mercato, come si diceva prima, che crea valore. Cioè ti do a 200 euro un progetto grafico. Come te lo realizzo? Attraverso una community che è fatta di utenti che si iscrivono perché offrono il loro servizio di grafici, possono essere in tutte le parti del mondo. Due, delle persone che a un certo punto mettono dei soldi che possono essere a seconda del pacchetto che io voglio, cioè del livello di qualità in cui ci può essere un pacchetto con un'opzione molto economica, oppure ci possono essere pacchetti in cui metto veramente degli esperti a disposizione. Allora che cosa ti accade? Che a seconda di questo spendo 200 euro, ne spendo 2000, ti do un servizio legato a 40-50 ipotesi, no, di logo aziendale o di design di una pagina web o di copertina di un libro o di quello che volete, dove però se io questa cosa la facessi attraverso una qualsiasi agenzia di comunicazione mi costerebbe 30.000 euro. Magari sarebbe fatta meglio, non lo so, però potrei anche avere, mentre così è una roba più da contest creativo basato su community. Anche questa è una idea di value proposition innovativa e diversa, e in generale quanto più si riesce a lavorare sull'intersezione di community diverse, tanto più io riesco a generare un qualche cosa che non è solo per quel cliente, ma fondamentalmente va anche per altri, quindi riesce a costruire comunque una maggiore capacità di interesse. Non lo conoscevate questo? No. Ha iniziato a funzionare in Italia, non è che funziona granché in Italia, però fondamentalmente lancia il tuo contest, dopodiché come accade anche su TripAdvisor funziona che la persona recensita tende ad avere le sue stelle, quindi l'artista che funziona di più ha anche le sue stelle, quindi tende ad essere, quindi uno che magari si trova, che ne so, in Friuli può anche fare un progetto creativo basato su un logo simpatico per un'azienda di Bari, mentre l'idea stessa di avere comunque questa separazione non era possibile fin tanto che non c'era un'architettura di questo tipo. Quindi value proposition che cosa rappresenta? Rappresenta sostanzialmente l'intersezione, se vogliamo, di valore che io do a qualcuno che rappresenta un cliente che magari con 200 euro ha comunque un servizio anche interessante, e dall'altro lato tra qualcuno che fondamentalmente non avrebbe capacità di arrivare a quel cliente, tramite questo, no, questo portale ci riesce nell'ottica appunto di costruirsi una sua reputazione. Sistemi simili sono quelli che attualmente stanno facendo sulle lezioni a distanza su misura, cioè ci sono dei siti internet in America che funzionano sull'impara la chitarra, ti insegno la matematica, ti do le ripetizioni di, perché a quel punto funziona, no, con l'idea dell'aggregazione, dello sviluppo nell'ottica magari di determinati aspetti. Mettere a fuoco questa parte qui evidentemente implica comunque che se io non ho definito questi aspetti di che cosa voglio dare, di come voglio darli, faccio fatica a chiarirmi la parte relativa al discorso legato alla mia struttura. E parlare di struttura che cosa vuol dire? Vuol dire parlare di attività chiave e di organizzazione, e quindi di che cosa io devo fare per realizzare questo tipo di elementi che evidenziano il mio sistema di prodotto. E a questo punto l'obiettivo è analizzare l'attività, ragionare anche sulle cose che non è detto che io debba fare per forza internamente. Cioè ci possono essere le attività che in qualche modo io utilmente faccio svolgere internamente perché ne voglio avere, diciamo,
presidio e padronanza, ma ci possono essere tante altre cose che invece prendo dall'esterno e quindi evito comunque di fare investimenti collegati a quelle che possono essere delle attività che magari non sono core dal punto di vista di quello che rappresentano le mie scelte di struttura, oppure posso fare determinate cose in relazione con altri. E quindi una scelta sempre interessante è partire da una mappatura delle attività per poi definire quante di queste attività devono essere collegate comunque a alcuni aspetti legati a ciò che io devo presidiare internamente, ciò che devo acquistare da fuori e ciò che in qualche modo può rappresentare una relazione con altri. Non è detto appunto che la scelta migliore sia sempre quella di investire e di investire su tutto. A volte si investe su certe cose, io penso anche in aspetti più tradizionali, su macchine, macchinari e quant'altro, su attività che in una fase iniziale di un qualsiasi tipo di processo operativo potrebbero essere tranquillamente appaltate fuori senza perderne l'utilità e la vitalità. È chiaro che nella misura in cui esiste un processo critico che io devo supervisionare e che fa parte di questo tipo di meccanismo che io vado a offrire al mio cliente come elemento, diciamo, importante, probabilmente realizzare internamente determinati aspetti porta ad essere un elemento di vantaggio. Dall'altro lato, se l'attività rappresenta un elemento su cui impostare la propria riflessione e quindi capire quali sono le attività che devono essere svolte, come queste attività devono essere svolte e quant'altro, dall'altro lato l'altro tema è ragionare sulle risorse chiave. Dove parlare di risorse chiave non sono solo risorse finanziarie, sicuramente le risorse finanziarie sono importanti, però sono anche risorse intese come competenze, capacità, e soprattutto la cosa che devo chiedermi è quali di queste competenze sono strategiche e lo sono in quanto sono difficilmente replicabili e fondamentalmente diciamo sono quelle che mi rendono più sostenibile il mio business. Perché uno può montare una cosa bellissima e poi scoprirsi a dire che determinate cose sono facilmente realizzabili. Allora il tema è per certi versi orientato anche nell'ottica di costruirsi comunque una serie di riflessioni legate a quelle che possono essere le risorse chiave intese come competenze, abilità, e a volte queste abilità un po' rappresentano appunto degli aspetti che devono essere sedimentati, uno deve portarseli a casa e mantenerle. Quindi è utile ragionare su quali sono le più difficilmente imitabili, e normalmente l'imitabilità corrisponde a un elemento di valore. Se le cose sono facilmente imitabili, nel giro di poco tempo diventano di dominio comune, cioè se la cosa interessante diventa di dominio comune. Se invece ci sono elementi o di prodotto o di processo che rendono quel prodotto non così facilmente imitabile, allora questo comporta per certi versi un maggior presidio della propria attività. Faccio un esempio. Gore-Tex la conoscete? Gore-Tex fa... No, sì. La Gore-Tex fa tessuti che sono tessuti impermeabili. In realtà sono quelli... Sì. La Gore-Tex è la divisione tessile della W.L. Gore, che è un'azienda chimica che fa membrane, che vengono utilizzate anche per processi di vario tipo, anche di tipo sanitario, però Gore-Tex, no? Gore-Tex in realtà sono queste membrane che, se applicate a un qualsiasi tipo di tessuto, quindi qualsiasi tipo di tessuto, poi non ha senso applicarlo su quei tessuti tipo lana, perché si applica su tessuti tecnici per questioni di... proprio deve essere incollata l'una all'altro, rende qualsiasi tipo di tessuto weatherproof, cioè a prova di tutto, a prova di acqua, a prova di vento, non è il tessuto che lo è, ma è questa membrana che ci appiccico. La membrana è stata inventata negli anni 60, negli anni 80 è stata copiata da un sacco di aziende, al punto che alcune aziende hanno iniziato a farsela per i fatti loro.
cioè non è che l'Adidas aspetta che arriva Gore-Tex per farsi i prodotti che sono iperperformanti. Ma ci sono anche aziende giapponesi che hanno iniziato a fare questa membrana, a ricopiare, perché sono scaduti i brevetti, quindi pian piano sono andati avanti. Ciononostante, Gore-Tex è in assoluto il prodotto leader nella realizzazione di questo prodotto. Allora, non è tanto in sé il prodotto, ma è il sistema che c'è dietro. Il sistema di Gore-Tex qual è? Non è solo quello di darti un prodotto. Ma loro hanno una serie di attività di marketing con cui se io scrivo che il prodotto è di Gore-Tex, allora si vende ad un prezzo superiore, perché in realtà è un prodotto comunque che ha maggior valore per il cliente. Poi lavorano su determinati aspetti di test con le aziende, quindi vanno da Dainese e dicono: ok, io ti realizzo il prodotto per fare la tua giacca a vento per andare sulla moto. Però poi te lo testo nei miei laboratori e ti dico: guarda, a 80 all'ora questa parte se piove ti si bagna, no? E quindi hanno lavorato su tutta una serie di attività e di competenze che fondamentalmente non sono più il prodotto in sé, ma il sistema di servizio che c'è intorno, che in realtà quello è veramente difendibile. Perché se un cliente deve scegliere se avere come partner di riferimento Gore-Tex come fornitore, oppure averne un altro, dice: dal cinese o dal giapponese io mi arriva il prodotto, me lo devo gestire. Quell'altro mi dà un livello di servizio, di competenza che probabilmente non ci sarebbe da altre parti. Quindi questo comporta una riflessione in cui ciò che rientra nella value proposition in qualche modo deve poi portarsi anche nell'ottica di struttura, dove quella struttura mi ha detto essere legata a aspetti che qualificano più nello specifico il tema di attività e risorse, ma anche al modo in cui si sviluppano le relazioni con i partner. Perché ci sono evidentemente delle attività che innanzitutto è utile che io sviluppi insieme ad altri, cioè è quasi utile che ci sia una ripartizione di attività tra a livello magari di filiera. Non so, cioè per certi versi una scelta che in qualche modo è stata fatta in modo molto consapevole nel settore informatico è stato dire che l'Intel fa una cosa, che Windows ne fa un'altra e che magari un'altra azienda realizza una macchina, che era ai tempi l'IBM, no? Una tripartizione di attività. Allora, la scelta di con chi fare partnership rientra anche in questo tipo di ambito di riflessione, dove l'obiettivo è lavorare sui modelli di partnership, è sempre interessante. Però devo anche capire quali sono le attività che in qualche modo sono più suscettibili di valore nella misura in cui io le guardo insieme ad un portafoglio appunto più ampio di fornitori. Quindi le domande chiave sono: ma quali sono i miei partner chiave? Cioè effettivamente io quali sono quelli che dovrei ricercare e come posso stimolare obiettivi di collaborazione e di scambio tra questi partner? Il che implica probabilmente una riflessione anche interessante perché per certi versi lo sviluppo appunto di alcuni mercati non è uno sviluppo solo verso i mercati di sbocco, ma a volte è anche uno sviluppo di crearsi una reputazione importante nei confronti dei mercati di approvvigionamento, proprio per avere una capacità, se vogliamo, di lavorare a tutto tondo, quindi non solo verso una parte, ma anche verso un'altra. Se voi pensate, in America si parla di two-sided markets, però un esempio di questo two-sided market molto chiaro è Google. Cioè, se andiamo a guardare Google che cosa fa nei confronti nostri, è darci una Gmail gratis. Siamo tutti contenti. Chi paga questa Gmail? Chi paga per le risorse? Chi paga per questa. Si usufruiscono del mercato, quelli che hanno questi dati, quindi chi prendono questi dati?
prendono questi dati e rivendono questi dati. E quindi cosa ne fanno di questi nostri dati? Studio di mercato. E vendono studi di mercato, quindi sono dei qualcuno che fa, fa concorrenza alle società di consulenza di marketing. No, vendono queste cose. Che vengono vendute le aziende. Quindi vendono il nostro nominativo all'azienda. E noi glielo lasciamo fare. Ogni volta che ci mettiamo Gmail. Io non so se da qui ci riesco, probabilmente no, quindi non è detto che... Però cioè, se voi considerate una delle cose che normalmente Google fa, il mercato principale su cui lavora è il mercato della pubblicità. Allora, la messa a fuoco a volte di un mercato potenziale è anche quella di pensare che esiste la necessità comunque di lavorare appunto ad ampio spettro, non solo nei confronti di quello che rappresenta appunto un mercato che arriva in fondo, ma a volte anche sulla realizzazione di mercati intermedi, su cui io a un certo punto do ad uno, però prendo da un altro e quindi riesco in qualche modo a ottenere una sintesi economica interessante attraverso questo lavorare su diversi mercati. Sono modelli evidentemente che richiedono forse un qualche cosa di diverso nella configurazione, che è la messa a fuoco di una chiara identificazione degli attori con cui io voglio avere a che fare e per ciascuno di questi attori, che sia un cliente o che sia un fornitore, costruire un meccanismo, se vogliamo, di collaborazione, di offerta, no? Su cui in qualche modo attivo e sviluppo un mercato più ampio. Anche nell'ottica comunque di quelli che possono essere i business di vario tipo, la messa a fuoco di quelli che sono i fornitori chiave evidenzia anche degli elementi centrali, e quindi lo sviluppo poi dipenderà chiaramente dai diversi business. Nel nostro esempio, fondamentalmente, diciamo, uno potrebbe lavorare con produttori di macchine fotocopiatrici e cercare di lavorare comunque attraverso uno sviluppo un po' più alternativo che possa essere per certi versi orientato a determinate scelte. Tutto questo evidentemente poi che cosa porta? Porta alla identificazione di quelle che sono la quantificazione dei nostri costi ed investimenti intesi come fonti di costo, e quindi, ma poi tutta questa struttura di prodotto, noi come la realizziamo, con che tipo di costo e come costruiamo, che tipo di relazione c'è tra i costi che sono, diciamo, comunque di start-up e che quindi si qualificano più probabilmente nell'ambito degli investimenti che devo fare one shot all'inizio, e quali sono poi le attività che devo svolgere dal punto di vista invece dei costi e della progressione di questi costi man mano che crescono le mie vendite, nel senso che ci sono dei costi che vengono assunti come variabili, ma questi variabili cambieranno anche in relazione alla programmazione delle mie vendite, su cui ci saranno dei costi che anche solo per effetto della scala tenderanno a ridursi, e degli altri che in qualche modo rimarranno sostanzialmente proporzionali rispetto a quello che sono le mie vendite. E dall'altro lato, appunto, oltre all'idea di costi e di investimenti che sono in qualche modo legati anche alla mia struttura, quindi al modo in cui ho deciso di sviluppare le mie attività e le mie risorse, devo evidentemente avere in testa anche le fonti di ricavo, dove le fonti di ricavo rappresentano poi quelle che rappresentano le diverse voci su cui ottenere comunque una maggiore qualificazione della parte, diciamo, sia di vendita che di stima del mercato, e quindi ritornare appunto su quella
su quelle cose che ci avevamo detto prima, del di diversità e fonti di ricavi, tipologia di prezzo, potenziale di crescita e diversità delle fonti, per cui poi uno può dire questa cosa la vendo così com'è oppure la vendo su abbonamento, no, Spotify ha fatto questa scelta, quindi non ti vende la musica ma ti vende l'abbonamento, e altri magari ti dicono invece una parte te la do gratis, un'altra parte te la porto invece in un contesto probabilmente più legato a quello che rappresenta il discorso di la parte premium, no? Se voi pensate alle app che noi compriamo o che non compriamo sui telefonini, sono spesso una cosa che all'inizio, no, ho per determinati elementi di base assolutamente gratis, però poi se voglio delle caratteristiche aggiuntive, allora devo pagare per quelle caratteristiche aggiuntive. Non dissimile dalla cosa che mi dicevi della palestra, nel senso che se poi voglio il personal trainer alla fine lo devo pagare, cioè in qualche modo esiste una cosa di base, una cosa di più, un'altra. Oggi funziona molto, no, questo concetto del creare i pacchetti, funziona molto sui servizi, fai molta fatica a realizzarlo sui prodotti, perché non esiste il prodotto iper performante, è quello, a meno che tu non hai delle caratteristiche realmente tecnologicamente distinguibili, e quindi l'idea di 1, 2, 3 diciamo va poi in qualche modo evidenziato. Però se voi pensate, no, ad alcuni aspetti legati anche al pricing, alla fine diciamo, ma questo prodotto qua, diciamo, è l'iPhone, l'unica cosa che differenzia il prezzo a parità di edizione è la, su che base viene venduto questo qui, cioè l'iPhone rispetto agli altri, l'iPhone 6, l'iPhone 5 è d'accordo, però a parità di iPhone 6 il colore fa differenza? No, cioè non è che pago di più se lo prendo la memoria, no? Cioè la scelta che è stata fatta è stata una scelta in cui non c'è dubbio che ci sono degli elementi differenti all'interno, però la caratterizzazione più importante su cui il cliente è disposto a pagare è quanto contenuto digitale la sua vita può mettere dentro. Allora, per quanto possa essere l'uno o l'altro, loro sono andati su livelli di differenza in cui il costo della memoria non sarà mai paragonabile ai 100 euro in più che mi chiedono per avere 64 giga. Ma quella cosa lì è per me l'elemento più importante di quel prodotto e quindi l'elemento che in qualche modo fa scattare il pricing, perché su quell'elemento il cliente ci tiene tanto, su tutti gli altri se ne frega. Allora non posso dire a me costa di più farlo con l'alluminio anodizzato o bianco, tutto sommato il cliente non pagherebbe mai 7 euro in più per dire o voglio nero o voglio bianco, cioè non, e farei un danno al cliente per farlo scegliere tra l'uno e l'altro, perché il cliente impazzisce tra tabelle che sono tabelle di costo e non tabelle di ricavo, mentre su alcuni elementi quando devo arrivare ad una qualificazione, definizione chiara di quello che rappresenta le mie fonti di ricavo, devo anche definire il pricing, e quel pricing dipende fondamentalmente, oggi si dice, dal versioning, quindi dalla identificazione di versioni diverse, un po' come abbiamo visto prima, il pacchetto base, il pacchetto platino, molto facile nei servizi perché riesco a costruire i pacchetti, più difficile in contesti di prodotto, ma nei contesti di prodotto lo devo capire quale può rappresentare l'elemento su cui agire nell'ottica del cliente e quindi quello a cui lui dà valore, no, ritornando al concetto di value proposition, per ottenere a questo punto rispetto a quello un elemento di... Nelle macchine è molto simile, anche se lì poi tende a essere molto parcellizzato
il valore finale non è mai, cioè ogni singola cosa tende ad avere un suo costo e quindi alla fine il valore complessivo è frutto di tanti optional. Però una delle cose che viene fatto nelle macchine è che normalmente, siccome comunque tutto ciò che ti metto a parte ha il suo valore, non è quasi mai collegato al prezzo effettivo di quel tipo di attività. Ne dico una: aggiungere o meno un certo tipo di antifurto è una sciocchezza per un'azienda come l'Audi, Volkswagen o quello che è, perché in realtà la gran parte di quei componenti sono già affogati nella macchina. L'unica cosa che ti mettono è una centralina e te la collegano sistematicamente. Quindi mettere un antifurto satellitare che ti fa pagare su una macchina di primo livello anche 1500 euro significa mettere un componente che costerà 50 euro. In realtà non costa 50 euro perché quello è il costo di realizzazione, poi c'è dietro tutta un'ingegnerizzazione che fa sì che il pacchetto che la concessionaria finisce per avere costerà 700 euro. Però da 700 a 1500 c'è una bella fetta in cui se ti metto l'antifurto satellitare siamo tutti molto contenti. So se è l'unica cosa che mettono, non è neanche la sirena, perché quella normalmente su macchine grandi c'è, ma è fondamentalmente il pacchetto che fondamentalmente è una centralina, perché tutto il resto invece è stato già affogato a monte nella realizzazione del prodotto. Poi sono tutti prodotti che devono uscire già con una certa ingegnerizzazione. Allora è molto importante capire gli elementi a cui il cliente tiene tanto, da cui, non so se ritorniamo qua forse, sì, vabbè. Cioè le scelte di mercato, il modo in cui quel cliente assegna valore, e nell'assegnare valore sostanzialmente le cose che gli fanno piacere costruirle in relazione a quelli che possono essere gli elementi più importanti. Poi nella definizione di questa proposta di valore è sempre utile avere in testa che, diciamo, io una volta che costruisco la mia proposta di valore deve essere orientata a migliorare le caratteristiche che il cliente ritiene importanti e quindi evidenziare sempre di più gli elementi positivi che ci sono dietro e cercare di ridurre al massimo tutte le attività che invece il cliente ritiene difficili, difficoltose. Quindi semplificargli la vita implica un miglioramento del valore complessivo. Mettere a fuoco questa value proposition è l'elemento centrale di una qualsiasi costruzione di un piano anche economico-finanziario, perché se non c'è una identificazione delle cose chiare rispetto al mio prodotto e al modo in cui io costruisco gli elementi interni della mia proposta, allora faccio fatica ad andare a valle nei confronti del come comunico e come porto avanti una certa, diciamo, idea nei confronti dei canali, e dall'altro lato faccio fatica ad una strutturazione delle attività di servizio e di prodotto per ottenere questi miglioramenti complessivi. Domande? La domanda